Stormfather TV. Yeah, Stormfather TV. Stormfather TV. Yeah, Stormfather TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stormfather TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stormfather TV. Allora, abbiamo Adil Rahili, The Destroyer. Qua siamo nei 67 kg, il francese più alto comunque di Pace Samuele, The Mexican, Pace Samuele. Sì, The Mexican. Allora, Pace, maestro, c'ha 3 match, una vittoria, un KO e 2 sconfitte. Al contrario invece del francese che ne ha 5 di match, 4 vittorie, un KO e 1 sconfitta. Quindi sulla carta al momento diciamo che c'ha un po' più di esperienza tra virgolette il francese. Sulla diciamo carta. Che poi alla fine è il ring che comanda. Assolutamente, assolutamente. Saremo a vedere sicuramente, ma Samuele è un ragazzo che non molla, tira sempre, va avanti sempre, non molla di un centimetro, in effetti adesso lo vedrete. Ok, ora staremo a vedere un attimino. Intanto abbiamo l'arbitro che giustamente darà le indicazioni del caso. Quindi sono il nostro arbitro internazionale. Arbitro internazionale. Sono 3 round da 3 minuti. Stiamo parlando di professionisti, ragazzi. Sì, incontro pro, in effetti vediamo sono senza le protezioni. Esatto. Partiti. Parte subito il francese con le diciamo gambe. Sono dei colpi ancora controllati dal nostro Samuele. Sì. Li sta parando tutti. Sono colpi che non sono andati a bersaglio. Prova a entrare un low kick. Ecco, Pace lo lavora ai fianchi. Però incassa bene il francese. Brava la ginocchiata, ma risponde con un middle kick. Bravo. Prova la ginocchiata. Ancora ginocchiata per il francese. Sì, si gira, prova il front kick. Ancora middle kick. Ma sempre sulla guardia di Samuele. Sì, sì. Ancora. Questo è il low kick entrato. Questo è entrato. Bene, prova. Bello il low kick adesso. Da parte di Pace. Stanno ancora studiando. Attenzione però alla ginocchiata. Sì, la mette spesso. Del francese che doppia. La stiamo controllando. Sì. Bravo Samuele in questa combinazione. Sì, ha doppiato. Prova la combinazione. Entra un diretto destro. Sì, è ancora il francese. Fa tante combinazioni comunque il francese. Ecco che entra questa ginocchiata. Bisogna fare attenzione a questa ginocchiata. Sì, direi proprio di sì. Che entra adesso. Prova la sforbiciata. Lo spinge alle corde. Mi sembra un po' rigida ancora Pace. Che dice maestro? Sì, diciamo che deve entrare un po' nel match. Lui è un diesel, entra piano piano. Ok. Ok. Per cui staremo a vedere. Eccolo là, eccolo là. Ora sta cominciando a fare le varie combinazioni. Lo porta all'angolo. Porta le corde, scusate. Come dicevo prima, è un diesel Samuele. Vediamo. Blocco. Ui. E là. Colpo basso. Colpo basso. Involontario. Ok, ci siamo. Ripartono i due. Eccoli là. Ui. Schiva il colpo. Prova colpo il fegato. Basso. Entra la ginocchiata. Grande lo kick. Lo kick pesantissimo. Ci prova ancora con la ginocchiata del francese, ma non va a bersaglio. Non va a bersaglio. Però fa tante combinazioni, c'è da dire, sì, comunque il francese, sì. Maestro. La ginocchiata saltata. È fuori, fortunatamente. Sì, sì. Se trava. Attenzione, però, gli ultimi colpi si stanno spegnendo sul viso di Pace. Mamma mia, un'altra ginocchiata. Aia. Ancora un colpo basso. Sì, ancora un colpo basso. Ancora un colpo basso. Però qui stiamo vedendo, maestro, un francese che fa tante combinazioni. Sì, non molla, non si ferma, continua nel suo lavoro. Per cui diciamo che momentaneamente ha ragione il francese, ma stiamo poi, ecco, vedi combinazione. Di nuovo prova la ginocchiata, belle azioni uno dietro l'altro, prova a reggere con questo low kick che comunque è pesante. Eccola, attenzione alla ginocchiata del francese, sì. Che comunque è più alto, quindi arriva più facilmente. Diciamo che lo chiude nella distanza prima che Samuele possa arrivare a bersaglio. Sì,
Sì, sì. Ecco, ancora ginocchiata. Ancora ginocchiata da parte del francese. Fine del primo round. E allora, io, maestro, come la vede questa qua? Come la segnerebbe? Diciamo che adesso sicuramente avrà degli ottimi consigli all'angolo, Samuele. Sì, sì, per sì. Per cui deve provare a non farsi chiudere la distanza. Io personalmente nella mia card in questo round do un vantaggio per il francese, perché ha portato, a mio avviso, più combinazioni. Sono d'accordo. Che dice, maestro? Sono d'accordo. Perché c'è da dire, Pace ha portato dei colpi pesanti, nel senso, ho visto dei low kick molto pesanti, ma il francese, The Destroyer, ha fatto, anche se magari un po' rinfuso, però ha fatto più combinazioni. Ha messo più colpi a bersaglio. Più colpi a bersaglio, quindi staremo a vedere adesso. Vediamo il secondo round. Vedremo se Francesco... Adesso, bravo, Francesco sicuramente gli darà i giusti consigli. Però bel match, bel match. Dovrebbe, secondo me, Pace cominciare a lavorare più di combinazioni, sempre con questi bei low kick pesanti. Staremo a vedere. Deve capire il bandolo della matassa. Eh sì. E non è facile. Da dove siamo noi è facile. Quando sei sul ring, sul ring è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, però. E sono partiti. Eccoli là. Parte subito il francese, sempre sì, con. Vedi, con questi colpi di sbarramento. Adesso lui è entrato. Ui. Ui, ancora ginocchiata. Là. Ecco. Bravo, ecco, bravo così con le combinazioni, Pace. Ecco. Ui, attenzione, eccolo a questi incroci. Eccolo là. Però devo dire che il francese c'ha queste combinazioni interessanti. Sì, sì. Mette bene braccia e gambe. Sì, sì. Eccola. Attenzione. Eccola. Forse... Vediamo se il diesel. Vediamo se il diesel parte. Dai. Dai. Entra adesso lo kick. Cerca di. Lo porta all'angolo. Diciamo che adesso sta andando avanti Samo. Sì, sta andando avanti Pace. Però forse accorcia. Bello! Al fianco. Anche aggancio. Sì, sì. Forse dovrebbe stare. Si avvicina forse un po' troppo. Non riesce a portare le combinazioni. Però è forse quella la strada. La distanza per stare vicino. Sì. Se gli dà la distanza, il francese. Incrocio, bello il destro. Bello questo incrocio. Attenzione alla ginocchiata, per fortuna parata da parte di Pace. Stava provando una. Caduto il paradenti. Stava provando comunque il francese una ginocchiata saltata, interrotta sul nascere. Allora, qui sta pressando tanto Pace. Ha cambiato un attimo. Sì, ha cambiato, hanno consigliato bene all'angolo. Il ruolino. Non c'erano dubbi. E ripartono. Ecco di nuovo alle corde, di nuovo. Chi ha preso l'iniziativa? Sì, di nuovo il fianco. Round. Ancora, attenzione. Deve sempre chiudere la distanza. Sì, sì. No, ovviamente deve rischiare, ma deve sempre chiudere la distanza. Se sta lontano, il francese è più alto. Sì, attenzione a questo incrocio. Entra lo kick in finale. Sta prendendo punti. Pace, ottimo lavoro. Il francese non sta facendo lavorare il francese praticamente. È per forza. Però tattica. Entra questo middle kick. Questa è una distanza che non si addice a Pace. Che, esatto, attenzione a questa ginocchiata che può essere pesante. Sta cominciando a incassare. Questa è una distanza che non va bene. Non va bene. Manca meno di un minuto. Stanno dando il massimo, ragazzi. Sì, stanno dando il tutto per tutto. Stanno spendendo gli ultimi colpi. Ma non lo mollo un attimo, Pace. No. Eccolo lì, sinistro destro che vanno a bersaglio. Non lo deve mollare, deve chiuderlo sempre là. Mancano 30 secondi, vediamo chi chiuderà questo match. Sì, maestro, bravo, entra lo kick. Ancora, attenzione. Dentro, eccolo là. Eccolo lì, la ginocchiata. Ancora. Lo dicevo, queste ginocchiate sono pericolose da parte del francese. Attenzione. Ancora 10 secondi. Fine del secondo round. No.
Diciamo che stavolta abbiamo avuto molto più l'iniziativa, sì. Anche se poi alla fine del round il francese ha messo la ginocchiata, però sicuramente abbiamo fatto il match. Sì, io direi round. Che il round, questo sul filo del rasoio, proprio per quello che dice lei, nel senso che alla fine è entrato con le ginocchiate, messo, però diciamo sul tre ne ha messa una, sì, che le altre sì, due erano. Però io personalmente questa la assegnerei a Pace. A Pace. Sì. Diciamo che siamo pari, adesso ci giochiamo tutto in quest'ultimo round. Meglio così. Ora daranno il tutto per tutto. Sarà una guerra l'ultimo round. Vedremo chi... Allora, qua in questo caso, visto che Pace è un diesel, dovrebbe essere in vantaggio. Sì, ma in effetti hai visto, no? Che è cambiato atteggiamento. Non poteva continuare così come nel primo round. Comunque la strategia è sembrata quella giusta. Sì, non può dargli la distanza, il francese è più alto, per cui agli allunghi sicuramente più di Pace. Ultimi 3 minuti di questo round professionistico, K1, meno 67 kg, Pace, angolo rosso, Rahilly, francese, angolo blu, The Destroyer contro The Mexican, l'italiano. Partiti. Bene, partiti. Prende l'iniziativa il francese. Risposta. Bene, low kick. Vediamo. Prova. Ancora low kick. Pugno girato. Attenzione, diretto destro che va a bersaglio. Ma incassa bene il francese, però. Sì. Non ancora la ginocchiata. Ancora sempre. Il front kick. A tutti i colpi. Eccolo là, eccolo là. Eccolo. Attenzione alle ginocchiate del francese. Non deve abbassare la testa a Pace. Può essere pericoloso. Bello il low kick. Attenzione a questa sicuramente distanza. Un po' la stanchezza di far sentire. Adesso. Sì. Il tifo è chiaramente tutto per il beniamino di casa che sta spingendo. Sente il tifo come energia, benzina per i suoi motori. Non deve stare a quella distanza. Sì, sì. Ancora ginocchiata. Però adesso, maestro, il francese sta portando colpi singoli. Attenzione alla sforbiciata. E in questo caso Pace sta, Samuele sta facendo, sta comunque sempre avanzando. Sì, deve andare avanti, ma deve mettere anche i colpi. Sì, in questo caso sta portando più colpi il francese. Ora rifiato un attimo. Attenzione al pugno girato, che però non va a bersaglio. Attenzione, queste ginocchiate sono davvero pericolose. Attenzione, va avanti, ma non mette tecnica. Pace, mette tanto cuore. Sì. Tanto cuore. Mentre ha speso molto nel secondo round. Sì, sì, sì. Mentre comunque il francese riesce con agilità a portare delle tecniche. Bello questo. Bello questo low kick, ma risponde il francese che però viene parato. Ginocchia. Ui, ancora le ginocchiate. Uno da ginocchiata e l'altro risponde con il low kick. Interessante tutto ciò. Uno va di low kick, l'altro va di ginocchiata. Ancora la ginocchiata sforbiciata. E poi combina con le braccia. Ancora. Ancora ginocchio. Ancora ginocchio. Perché probabilmente. Ui, prova il laterale all'indietro che va a vuoto. Che va a vuoto, però sta portando più tecniche il francese. Sì, sicuramente. Ma perché ecco. Non riesce ad entrare alla distanza? Sì, ha speso tanto. Sì, sta spendendo tanto. Il problema è che accorcia le distanze ma non porta tecnica. Non sta portando i colpi. Sì, 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 sì. Dovrebbe arrivare con i colpi a bersaglio. Prova la, la ginocchiata entra pesante ai danni di Pace. Ottimo lavoro del francese. Ottimo, siamo a meno di 20 secondi sul nostro timer. Deve giocarsi adesso 10 secondi, tutto per tutto, tutto, per tutto. Ma sta spingendo adesso per anche il francese. Bravo, tutto per tutto. Si stanno scambiando i colpi l'uno con l'altro. Low kick, middle kick, di tutto e di più. Che guerra, ragazzi! Bene. Che match! Bravi! Hanno speso il tutto per tutto. Sì, veramente hanno dato il massimo gli ultimi 10 secondi. Sì, sì. In effetti si vede, sono giù stanchissimi. direi di sì. Allora, siamo sul filo del rasoio comunque. Sì. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Cosa ci dicono gli altri? Io personalmente, maestro, mi permetto sempre di dare il mio giudizio. In questo caso, per il fatto che comunque anche
anche se c'era la stanchezza, a mio avviso il francese ha portato più tecnica a bersaglio, nonostante il cuore di Pace. Darei in questo caso, ma di pochissimo, la vittoria al francese. Adesso vediamo cosa dicono gli arbitri. Stiamo ad però aspettare un attimino. Ha andato tanto cuore The Mexican, eccolo lì appunto con il suo sombrero. Però bravissimi tutti e due, staremo a vedere cosa diranno i giudici. Comunque vince all'angolo rosso The Mexican. Hanno forse probabilmente premiato, hanno visto gli ultimi colpi di Samuele. È fatto che ha fatto più pressing probabilmente. Sì, l'ha pressato sempre, non l'ha mollato mai. Sì, e alla fine ha finito lui il round. Sì, probabilmente è stato premiato questo. Ma comunque eravamo sul filo del rasoio. Sì, l'abbiamo detto prima. Eravamo lì. Comunque bravissimi tutti e due, è stata veramente una guerra, un bel match. Una grande da parte battaglia. Tutti e due ragazzi, per cui complimenti a tutti e due. Complimenti a entrambi, veramente gran bel match. Quindi vince questo match pro K1 meno 67 kg The Mexican Pace Samuele. Stonefighter TV. Yeah. Stonefighter TV. Stonefighter TV. Yeah. Stonefighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stonefighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stonefighter TV.